Eccomi qua ragazzi, sono qui in questo nuovo video per analizzare questo video, parlare di Farming Simulator 19 e per analizzare questo CGI trailer che hanno rilasciato qualche giorno fa. So che è ancora presto per fare delle analisi o altre cose, o trovare magari delle robe che possono far pensare a come sarà in verità Farming 19. Volevo lo stesso fare questo video per dare qualche, magari fare qualche ipotesi e poi sapere da voi cosa ne pensate, se quello che ho detto può essere fattibile, può essere un'opzione o può essere una cagata. So che magari qualcuno potrebbe criticarmi perché ha subito a fare video per far views, puttanate varie, ma a me non frega sinceramente un cazzo, cioè. Faccio le teorie, se poi le teorie sono giuste, boh, se poi sono sbagliate, pazienza, lo faccio perché mi piace come gioco, mi piace magari dare la mia opinione su questo, essere ascoltato, essere magari preso e magari avere una discussione su certe cose che ho detto e su magari qualche, diciamo, qualche ipotesi potrebbe anche queste persone, cioè voi che guardate questo video, magari potreste avere delle ipotesi più magari più vere, più diciamo esatte su cosa ci sarà in questo nuovo farming. Comunque iniziamo subito con il video. Vedete qua c'è l'immagine capovolta del capannone, il nostro personaggio qui pesta la pozzanghera, poi va nella sua farm. Qua ci sono i cavalli a lato, poi vedremo meglio le immagini. Cammina per i campi con il suo adorato animale a quattro zampe, il suo bel cagnolone. Si ferma davanti a questo capannone, questo garage, tira su la serranda qua, il ciciobaola, e sale sopra il suo trattore. Viene fuori qualche due fotogrammi, cioè, in cui viene nemmeno stato il trattore, ma più che il resto non si sa niente. Cioè. Disponibile a fine 2018 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac. Descrizione metto tutto quanto, metto il link del video originale così potete anche ascoltare la musica che veramente a me piace e si chiama Electric Worry by Clutch, c'è anche scritto qui. E niente, questo qui è un piccolo video CGI trailer in cui la Giants fa vedere come sarà il gioco. O meglio, attenzione, è un CGI trailer, quindi è un computer grafica, quindi non è che detto che sia il gioco finale. Molti di voi penso che giocano a Farming da un bel po' di anni hanno capito che questo qui non sarà mai il gioco finito. Ho visto che c'è gente che pensa già che questo qua sia il gioco finale, ma la mia domanda è, anche per il 17 hanno fatto il CGI trailer, però non è mai stato così il gioco, perché ovviamente la gente non ha PC super potenti, quindi è inutile fare giochi super fighi su un gioco di simulazione agricola quando magari più della metà delle persone non hanno nemmeno un computer che possa soddisfare i requisiti minimi o requisiti, anzi appena appena sopra la soglia dei requisiti minimi. Cioè è una cosa inutile. Migliorare ogni tanto le richieste di diciamo di prestazione da parte dei computer è un ottimo modo per mantenere i clienti e fare in modo che magari le persone che vogliono giocare al prossimo capitolo siano, diciamo, istigati a comprarne uno migliore, un computer migliore, in modo da non restare sempre indietro con la tecnologia. Questo gioco qua non è proprio, non richiede moltissimo, quindi alla fine basterebbe anche un computer da 500 euro, va benissimo, non è che devi proprio per forza avere un computer da 1300 euro per poi giocare solo a Farming. Quello 1300 euro va solamente bene se devi giocare a Farming e molti altri giochi. Poi dopo se riguarda anche le mod, anche lì c'è un po' di cose da dire, però alla fine con 500 euro, 600, 700 riesci a fare qualcosa. Anche per il fatto delle mod che rendono il gioco più pesante. Detto questo, analizziamo quello che ho notato io nel video e cercheremo di fare magari qualche piccola magari ipotesi. Ovviamente queste sono le mie ipotesi, se poi sono vere o no, me lo dite voi, mi discutiamo insieme di queste cose qua. Vediamo se quello che dico sono cazzate o sono cose che possono avere un fondo di verità. La cosa che ho notato qui è la pozzanghera, cosa che non ho mai visto negli altri capitoli di Farming nei CGI, quindi questo magari può significare che, boh, magari ci sia una specie di effetto. Beh, questa è una teoria un po' stramba, che forse è un po' una cazzata, ma comunque magari forse ci sarà un effetto bagnato a terra, giusto per rendere il gioco un pochettino più realistico, come ad esempio su Farmer Dynasty. Lì si forma un po' di effetto pozzanghera, ma non so se sia una cosa, diciamo, che verrà fatta o no. Comunque forse magari ci saranno magari quando piove, verrà fuori questo effetto qui e magari vedrete, non so, riflesso, perché infatti se avete visto in alcune mappe del Farming 15, sempre sulla mia mappa che giocavo io sulla Netherland, c'era questo effetto pozzanghera della pioggia. Però il problema è che penso sia una cosa anche difficile da fare perché bisogna fare in modo che il terreno si asciughi, tutta quella roba là, cioè non è che sia una roba molto molto, diciamo,
diciamo fattibile, ecco. Però questa cosa qua mi ha incuriosito e ho voluto lo stesso discuterne con voi per farci su una teoria, magari per il fatto che forse c'era questo effetto quando la pioggia cade o quando smette di piovere e poi magari sparisce dopo un po'. Quindi non lo so, forse è una cosa giusta, forse è una cagata, no? Vedremo più avanti dopo le 3 a Los Angeles, che si svolgerà il, non lo so, metterò qua scritto la data esatta. Poi qua c'è il nostro contadino, il nostro agricoltore che va nella sua farm, e qui potremmo notare che ci sono i cavalli, qui ci sono i cavallini, qui in basso sulla mappa, qui mettimi il coso, grazie, ok, così ci sono i cavalli qui, vedete, e i nostri cavallini, quindi questo significa che è stato confermato l'aggiunta dei cavalli e anche altre nuove colture che poi vi dirò tutto quanto quello che sono riuscito a trovare in un sito. Comunque veramente un utile stile canadese delle mappe, infatti vedete qua ci sono i capannoni rossi delle tipiche terre canadesi e anche forse, beh, americane non lo so, ma canadesi so che hanno questi capannoni rossi, poi questi enormi silos, vabbè, vedete anche tutte quante le balle impilate, tutte quante in ordine, balle di varie colorazioni, questo qua siano bianche, bianche in teoria forse sono balle fasciate per fare trinciato, altro non noto, quindi passiamo alla prossima foto. Questo qua invece riguarda due cose che ho notato. La prima cosa che ho notato è che c'è l'animale, il nostro cagnolino, quindi forse magari avremo un amico a quattro zampe che ci seguirà per tutta quanta la nostra fattoria, magari potrà viaggiare anche con noi, non lo so. Sarebbe una bella cosa però, anche se non penso sia proprio tanto fattibile, ma è solamente tra virgolette, una, diciamo, come si può dire, una specie di apparizione solo nel CGI trailer, dopodiché non verrà tolto magari. Altra cosa che noto è che la tapparella qua si sta alzando, quindi vuol dire che come per le stanze della base dove lì avete la possibilità di interagire con le porte e la basculante là del garage, qua ci sarà anche la possibilità di interagire anche con ad esempio con l'abitazione, aprire e chiudere le porte, tirare su e giù la serranda del vostro garage e magari fare qualche disastro, come avete visto anche nel video ignorante dove Mostrina si è trovata sopra al tetto della casa, quindi penso sia una cosa del genere, ecco. E poi qua vedete che c'è tutti questi enormi campi e dopo compare questo trattore qui che non so che cosa sia, non ho proprio la più pallida idea. A vedere è bello grosso, quindi penso sia forse un class, ma vedendo che ha i cerchioni grigi come in questa foto qui non credo che sia quello, non riesco ad avere alcun indizio su che modello sia, quasi che sia magari un mezzo creato lì appositamente a caso tanto per far vedere, non si sa mai, perché questo qua è un CGI trailer fatto per attirare, quindi non è importante far vedere tanto, l'importante è far vedere poco e quel poco deve stupire. Quindi in questo caso qui non so quando lo sia, non riesco a risalire a niente guardando queste foto qui. Se solo che hanno pare che abbia le ruote e lo stesso diametro, quindi è un trattore isodiametrico, nel senso che è un trattore come Class o come JCB. Però non si può capire da questi fotogrammi qui cosa sia esattamente. L'unica cosa che si vede qui è anche il fatto del nostro personaggio, che ovviamente essendo CGI trailer è un figone, detto in poche parole, ecco. Però qui mi sorge il dubbio che ci sia anche una parte che riguardi la personalizzazione del nostro personaggio, nel senso che il nostro personaggio può essere modificato anche in base non solo al colore della camicia, ma anche in base a altre cose, ad esempio il cappello e altro non saprei, magari la carnagione non penso, boh, solo magari effetto estetico, cioè abbigliamento, mentre per il resto non penso ci sia altro. Le informazioni le trovate poi su questo sito qui, su altre informazioni che vi dirò adesso. Ed è stato presentato a Parigi, Farm Simulator 19, qua ci sono delle varie informazioni che hanno avuto tramite questa intervista che hanno fatto con i produttori qua di Farming. Vedo che ci sarà un nuovo motore grafico, nuove modifiche alle stanze d'appaccio, ma ripenso anche per raccogliere i cavalli e tante altre cose, tante altre colture. Nuove fonti di luce più reali, texture più dettagliate con luce e ombre. Quindi penso sia magari come una specie di Farmer Dynasty, cioè che quando ad esempio il sole è a mezzogiorno è alto, in estate è alto sulla terra, le ombre non si vedono, mentre se il sole tende a calare, ad esempio le ombre degli alberi tendono ad allungarsi, quando arriva la sera tende tutto quanto ad essere più scuro, roba così, cioè penso che sia così, ecco. Poi ho visto che il realismus modding ha
stato assunto dalla Giants per collaborare alla realizzazione di questo nuovo capitolo, l'Ismus Modding, quello che ha creato la Season Mode, cioè la moda delle stagioni, che in base al periodo ti permette di fare determinate cose, seminare determinate culture, fare determinati lavori e soprattutto in inverno potevi fare un benedetto cavolo. Potevi solamente, magari, se proprio riuscivi a fare, magari a sparare la neve, ma poca roba, ecco. Poi vabbè, c'è scritto un nuovo cielo dinamico che cambia in base alle posizioni del sole, quindi come dicevo prima, magari non so, il sole è in alto da una parte, allora vedete che magari il cielo assume un certo colore, poi magari al tramonto diventa un altro colore, poi il mare diventa scuro, cielo stellato, eccetera eccetera. Ovviamente queste qua sono tutte quante supposizioni che faccio io, poi se magari non è esatto, allora non lo so. Se mi dico qualcosa perdonatemi, me lo fate sapere nella descrizione, così poi il prossimo video lo terrò presente e le metterò negli appunti. Poi vabbè, ci sarà anche una variabile che influisce sul gameplay, quindi penso che riguardi anche la season mode. Non so, ad esempio in inverno potete seminare niente perché alla fine avete il terreno congelato, le colture se non vengono seminate prima della gelata rischiano di morire. E poi non so, magari c'è anche, ad esempio, quando poi si formano le pozzanghere non potete andare sul campo, però dato che non si sa ancora niente non vorrei dire cavolate. CNC so che ha questa variabile del fango, delle pozzanghere, tutte quelle robe là, come ad esempio anche Farmer Dynasty, però non penso che Farming possa fare delle cose del genere, però vedremo, non si sa mai, sarebbe una bella sorpresa. Altra cosa, nuovi 23 viaggi con Ideal, quella è stata presentata da Hannover, non è ancora in commercio, e forse una collaborazione anche con John Deere, però non trovo più la foto che avevo messo sulla pagina Facebook di FMarco 95 sulla mia, non trovo più la foto, quindi non so dirvi se è una cosa vera o è una cosa, diciamo, inventata. Saranno molti più macchinari, nuove possibilità di personalizzare i personaggi oltre al sesso maschile e femminile e il colore della giacca, quindi forse magari ci sarà anche una possibilità di personalizzare l'omino mettendogli un cappello, roba così, o magari anche il colore della pelle, non lo so, perché boh, non lo so esattamente, non è stato specificato nulla di effettivo. Vabbè, nuovi animali, cavalli, nuove culture, nuove missioni, non so di cosa intendano, magari speriamo che sia una missione del tipo che tu vai con i tuoi attrezzi a lavorare il campo degli altri, oppure che ne so, non saprei altro da dire, non saprei che altro possano inventarsi. E l'incremento dell'intelligenza artificiale degli aiutanti, quindi non avremo più aiutanti che si fermano perché hanno un ostacolo davanti, ma magari ecco, un ostacolo davanti a fine campo, magari cercano di evitarlo oppure cercano di girarsi meno tempo possibile, meno senza perdere tempo, ecco. Tipo invece di fare manovre super larghe, le fanno più strette, fanno più manovre per spostarsi, mettersi in linea e lavorare prima il campo senza stare mai a perdersi, perché a volte gli aiutanti si perdono, perché i confini del campo magari sono sbagliati, quindi l'omino si perde, e cavolate varie. Uscirà autunno 2018, non so il prezzo, forse magari sarà un 5 euro in più come ogni anno. E niente, non ho trovato altro, vi lascio in descrizione del video ufficiale di Farming Simulator, la pagina, e per le informazioni basta solamente che voi cerchiate Farming Simulator 19, trovate qualsiasi informazione che volete, ecco. Altre cose, magari forse metteranno magari qualche altro, diciamo, mezzo della fenda, ad esempio, non so, il 1050 vario o altri modelli, ad esempio anche JCB ha rilasciato la serie 8009, quindi forse aumenteranno magari il parco macchine per quanto riguarda gli altri mezzi già presenti del gruppo Agico, ecco. Quindi non so che altro dirvi, spero che quello che ho detto io sia, diciamo, tra virgolette, veritiero o semplicemente sono una cavolata. E un'altra cosa che ho dimenticato è che nelle stanze della pace, se avete notato benissimo, c'era i tubi dinamici sulla barra, sulla Bison e sui i carretti per il trasporto della canna da zucchero. Quindi forse magari ci sarà anche qualcosa che riguardi i tubi dinamici, può darsi, non si sa mai. Quindi, ma speriamo bene, io aspetterò ancora un po' di mesi prima di fare un altro video, vorrei avere molte più informazioni rispetto ad adesso. Adesso ho voluto fare questo video qui, dato che, sì, tanti altri l'hanno fatto, quindi ho voluto farlo anche io, ma comunque ho voluto fare anche le mie teorie, in modo da scatenare in voi i commenti per dirmi sì, è vero, no, è vero, guarda per me così, guarda per me colà. Questo video vorrei diciamo, mettere in moto i vostri pensieri, mettere in moto le vostre, diciamo, curiosità e discutere in base a cosa ne pensate voi su cosa potrebbe esserci su questo gioco qua. Ripeto, è un CGI trailer, quindi non è che quello che vedete qui sia effettivamente quello che ci sarà nel gioco.
Non iniziate subito a criticare e dire ah tanto sarà la solita schifezza qua e là, magari vedo gente che ci gioca, quindi che mezzi sono fatti di plastica, dopodiché si mette a giocare, fare edit, fare mod, elogiarlo qua e là, dopodiché sputa nel piatto di cui mangia, dopodiché ci gioca e niente, cioè ci fa mod, ci fa tutto, ma allo stesso tempo però è dato merda perché secondo lui ha solita minestra riscaldata e puttanate varie, quindi cioè... Se non vi piace come gioco avete sempre altre opzioni che non esistono, quindi cioè o questo o statevene buoni, quindi evitate di commentare semplicemente dando aria alla bocca e criticando, che tanto poi dopo vi mettete a fare video su questo gioco qua, quindi è inutile che la gente parli tanto se proprio va a finire che fate quel cavolo che volete, nessuno vi può dire niente, se non dite ma posso sempre cambiare opinione, non è un cazzo vero, se critichi una cosa vuol dire che proprio non ti piace, invece di criticare a caso, aspetta quello che viene fuori dopo e poi ti fai un'idea. Se magari parlo troppo veloce, scusate, ma cercherò di andare un po' più piano, anche perché diciamo che ho molte cose da dire, ma non sempre riesco a dirle in modo completo, ecco. Quindi niente, al prossimo video news, appena qualche novità ve la faccio sapere, almeno 3-4 notizie, e alla prossima, ciao ciao!